ha avuto un successo. Ovviamente man mano cresceremo e preghiamo tutti gli utenti di Segni dal Cielo e i vettori di avere un po' di pazienza, perché noi ci stiamo organizzando appunto per rendere ovviamente pubblico di dominio pubblico tutti i file, i dossier su quello che si parla, commentarli con gli esperti come te. Comunque ce ne sarà tanto da parlare su dossier alieni, come oggi affronteremo anche il discorso dei grigi, dei filmati zero ridicoli. Non so se tu sì, li hai visti appunto, sì, questi, sì, filmati. E insomma, segnalazioni UFO stanno arrivando anche in concomitanza con quello che è successo a Roma al Flaminio. E due nostri collaboratori ci hanno segnalato addirittura delle sfere intermittenti sullo stadio olimpico, diciamo, stadio olimpico. E un altro nostro collaboratore, Simone, il moderatore del nostro forum di Segni dal Cielo, ha ripreso addirittura delle sfere di luce bianche che comparivano e scomparivano e si spostavano ad una velocità incredibile. Quindi io direi qualcosa, quindi molti commentano di nuovo un'ondata, come dici tu giustamente, l'ondata c'è sempre stata, perché poi alla fine gli avvistamenti UFO ci sono. Forse oggi se ne parla di più e quindi c'è questo effetto, infatti, no, effetto boom di notizia, però in realtà... Infatti effetto boom di notizia, e si parla anche di cecchine e grano, quindi stiamo vivendo insomma una stagione, quella odierna, quella insomma estiva, che ci sta portando moltissime segnalazioni, vuoi perché si ha più tempo di guardare il cielo invece di guardare per terra. E insomma è abbastanza motivata la gente a segnalarci questi eventi. E, per il fatto appunto, abbiamo parlato del crop circle di Poirino, segnalazioni UFO, e c'è stato, adesso io volevo leggervi una segnalazione fatta dal figlio di una nostra collaboratrice che vive a Londra e che ci ha segnalato appunto l'avvistamento di un UFO a Londra, un oggetto discoidale che sembrerebbe, diciamo, un pallone, ma un pallone non vola in orizzontale. Questo filmato lo volevo far vedere e mostrare a tutti appunto i telespettatori, tra virgolette, di Dossier Alieni. È un filmato che tra un pochino vedremo, lo vedremo insieme e lo commenteremo. Un oggetto appunto discoidale con una sorta di cavo o antenna sotto a questo oggetto che sembra un pallone, ma in effetti guardandolo bene non è un pallone, perché insomma ha una dinamica di volo che non è quella di un dirigibile, non è quella insomma del classico pallone, perché il pallone va verso l'alto, no? Quindi dobbiamo metterci anche questa. Vediamo un attimo il filmato e poi lo commentiamo. Eccoci di nuovo a Dossier Alieni, abbiamo visto insomma un pezzo di questo filmato girato da Giancarlo De Vita a Londra, e lui stesso ha commentato, ha mandato un'email dicendo: io non so di cosa si tratta,
E vedete voi quello che potete dirmi più esattamente circa la, appunto la, la presenza di questo oggetto che inizialmente sembra un pallone, ma secondo te, Ivan, guardiamo bene la dinamica di volo, ha quella sorta di filo, se filo può essere, oppure un'antenna, però non è un pallone, il classico pallone o dirigibile, perché vola in orizzontale. Il pallone di solito va verso l'alto. Ma sì, sì, questa è una giusta osservazione, anche se di solito ha una conformazione abbastanza strana, sicuramente non conforme alla, alla casistica conosciuta, no, degli oggetti volanti identificati. E quindi è molto molto difficile, non essendoci un termine di paragone rispetto a una casistica che già ha in mano, è difficile dire che cosa potrebbe essere. Certo, comunque è interessante il video, il filmato è interessante. Adesso i telespettatori lo stanno vedendo, ognuno poi darà il suo commento, gli scettici diranno che è un pallone telecomandato, gli ufologi diranno di no, è comunque un UFO, un oggetto. Secondo me l'unica classificazione è UFO, oggetto volante non identificato. Beh, in questo caso, sì, in questo senza di ulteriori analisi direi proprio di sì. Ok, allora adesso cambiamo dalle segnalazioni UFO, ci portiamo appunto ai grigi, i filmati parlano chiaro dei grigi di Zeta Reticuli, girano dei filmati, adesso li faremo vedere mentre appunto li, li commentiamo, questi sono frame, fermo immagini di, della storiella di questi grigi che sono, sono due filmati, il filmato 1 che è grigi di Zeta Reticuli, la, il filmato 2 si vede un'astronave aliena, poi c'è un terzo filmato che è la passeggiata della famigliola completo dei grigi. Ivan, tu che hai visto comunque questo video, cosa ne pensi? C'è secondo te una sorta di fake, tra, tra virgolette un falso, una manipolazione CG con software appunto dedicati per falsificare, creare questi, queste immagini, oppure secondo te c'è del vero? Allora, bisogna innanzitutto distinguere un aspetto esterno. Come possibilità realizzativa non c'è dubbio che un film del genere può essere realizzato in CGI, quindi non è quello il problema del, della possibilità di realizzarlo. Rimane secondo me un problema di fondo, cioè questo filmato, questi filmati sono stati diluiti su internet, su YouTube, poco alla volta, senza aver ben chiaro chi sia in realtà l'origine di questi filmati, no? Sempre il suo discorso, YouTube è un ottimo fornitore di notizie e di video, il problema è sempre capire chi mette il video e quindi poter risalire, avere la possibilità di risalire all'originale e quindi fare un'analisi appunto sull'originale, quindi è difficile fare un'analisi tecnica su quello che viene postato su YouTube. Sicuramente quello che vediamo è, diciamo, un topos, no, della letteratura ufologica, sì. Degli esseri che rispecchiano perfettamente il, lo standard dell'alieno grigio, no, piccolino, con la testa macrocefalo, con gli occhi molto grandi. E, si intravedono scene che, se non sbaglio, accompagnano anche dei militari, quindi appunto farebbe, ricorderebbe un po' l'evento, no, di Murok, no, dell'incontro tra il presidente degli Stati Uniti e dei, dei grigi. Infatti questa cosa mi ha ricordato l'evento di Murok, l'incontro di Murok, quando appunto si vide l'astronave aliena scendere, atterrare, e da un boccaporto scesero degli esseri molto simili a questi e andarono incontro al presidente Eisenhower e a tutto il team politico di potere degli Stati Uniti, e allora appunto si rinunciò alla collaborazione con questi esseri, da quello che poi si è saputo successivamente, oppure di un patto scellerato. Secondo te, Ivan, c'è stato un patto scellerato con questi esseri? Ma io sono più, propendo più per un'ipotesi, una versione che è stata data di questa storia dell'incontro. In ambito di amicizia c'è uno dei personaggi che ancora non si è mostrato, che non si è rivelato al pubblico, che ha rilasciato tuttavia una dichiarazione riguardo alla storia d'amicizia, in cui si fa cenno anche a questo incontro tra i rappresentanti del governo americano e questa razza, che non dovrebbero essere i grigi secondo la ricostruzione, ma il tipo nordico, quindi W56. In quel caso non fu fatto un patto secondo questo personaggio, ma fu fatta una proposta. La proposta che fu fatta da questa confederazione W56 fu quella di disarmare il pianeta dalle armi nucleari. Cioè, gli americani dovevano rinunciare alle armi nucleari in piena guerra fredda, in cambio avrebbero avuto un aiuto nello sviluppo tecnologico, economico, sociale da parte di W56. Questo patto fu in qualche modo disatteso dalla parte americana, che evidentemente non poteva rinunciare al, al controllo delle armi nucleari. Da quel momento la storia appunto di questo contatto tra questi V56 e gli uomini avrebbe preso un altro corso, non più attraverso il contatto di, tra loro e le alte sfere della politica, dei militari, ma attraverso il contatto di piccoli gruppi di persone, cioè una
un contatto dal basso, cioè una formazione dal basso di grosse masse di esseri umani in vari luoghi del pianeta per formare una nuova coscienza che avrebbe dovuto poi fare un cambiamento dal basso. Quindi forse quello è lo spartiacque, se è vera questa storia, di un cambio della politica o dell'esopolitica, no? Di questi alieni nei nostri confronti. Non più parlare ai governanti, ma parlare a gente comune per produrre un cambiamento dal basso. Sì, infatti da quello che ho saputo anch'io attraverso comunque moltissimi nostri amici all'estero, ricercatori come Bob Dean, che lui quando venne a Roma mi disse, dice, guarda che gli extraterrestri il patto scellerato lo potrebbero aver fatto. Però mi sembra difficile, perché comunque loro hanno detto che hanno provato a contattare ufficialmente, come il caso di Muro e tanti altri casi, alla base a Bruxelles della NATO, dove appunto Bob Dean ebbe la possibilità, l'opportunità di poter vedere un velivolo, addirittura un disco volante intatto sulla pista appunto di atterraggio dell'aeroporto di Bruxelles, appunto facente parte dello SHAPE, che è il braccio armato della NATO. E in quell'occasione è stata una vera e propria regalia da parte di coloro che sono lassù, appunto di una tipologia di razze aliene. Addirittura Bob Dean ci parla di 75 razze aliene operanti sul nostro pianeta, e vengono per il bene del pianeta Terra, perché molta gente dice, ma questi extraterrestri non ci potrebbero aiutare, lo hanno già fatto